si è svolta a Roma mercoledì 19 dicembre 2018, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Casanatense, la presentazione del libro dal titolo Resa dei Conti, di Andrés Posiña Pérez, opera drammatica tradotta in italiano e pubblicata per la prima volta dalla casa editrice Il Sextante. Professore emerito di filologia latina all'Università di Granada, Andrés Posiña Pérez è stato insignito del prestigioso titolo di Doctor Honoris Causa dall'Università di Rosario in Argentina, per i suoi contributi di merito nel campo degli studi classici e per la diffusione dell'antichità greco-latina e la sua sopravvivenza. Sono intervenuti all'evento di presentazione, insieme all'autore del libro, la direttrice della Biblioteca Casanatense Lucia Marchi e Maria Pia Ciaghi, editrice de Il Sextante. La coinvolgente lettura drammatizzata del testo, a cura di Corrado Veneziano, ha visto come interpreti Francesca De Santis, Gennaro Momo, Gabriele Tuccimei, Margherita Vicario. Resa dei Conti, dall'opera originale Rendición de Cuenta, viene edita per la prima volta, cioè non è neanche stata edita in spagnolo. Qualcuno ha osato dire il termine shippare, io non userei quello, direi solamente che per gli indipendenti forse è un anticipare qualcosa, diciamo, voglio dire, o trovare un interesse prima degli altri. Quindi io credo che una delle priorità dell'editoria indipendente o comunque di qualsiasi iniziativa che vada fuori da un mero circuito di commercio è quello di puntare su una comunicazione qualitativamente differente, qualitativamente diversa, diversificata e quindi anche al di fuori dei luoghi comuni o degli stereotipi. Pertanto chiaramente cercare un'opera che ancora, voglio dire, non è stata editata in un paese estero e tradurla prima in un'altra lingua può essere un'altra strategia editoriale. Siamo stati accolti in questo splendido contesto che è la Biblioteca Casanatense. Credo, voglio dire, che sia il luogo più idoneo per poter presentare proprio dei libri. La Biblioteca Casanatense è certamente una delle più belle e più grandi biblioteche di conservazione italiane e fa parte delle 46 biblioteche pubbliche statali del Ministero dei Beni Culturali. E il pregio che ha questa biblioteca è il Salone Monumentale, che è una delle cose più particolari perché ha una estensione enorme e comunque una capacità di proiettare chiunque entri lì dentro nella storia. La biblioteca ha tanti pregi e siccome, come tutte le biblioteche, è uno scrigno importante, ma è anche, come dice, un ponte tra il passato, cioè la conservazione, e il futuro. E il futuro è che le nuove tecnologie e la digitalizzazione devono portare una modernizzazione anche delle nostre tecnologie. E questa è la mia intenzione in questo periodo in cui io dirigerò questa biblioteca. Sono assolutamente emozionato, mi diventa difficile parlare di quello che sento in questo momento, perché questa presentazione che si fa stasera nella Biblioteca Casanatense di Roma è la prima è l'edizione in italiano di Resa dei Conti, un'opera che ancora non fu editata in spagnolo. Quindi ho la immensa fortuna di vedere per la prima volta una quasi rappresentazione dell'opera e soprattutto anche la presentazione del libro editato da Maria Pia Ciaghi nella sua editoriale Il Sestante. Per me è veramente è una cosa importantissima, perché io sono stato tutta la mia vita professore di letteratura latina, di teatro greco e di teatro latino e di storia del teatro, e vedere le mie opere, le mie prime opere teatrali in lingua italiana, in bellissime edizioni fatte per Il Sestante, con bellissime traduzioni all'italiano, e delle cose più grandi che potevano occorrermi adesso che sono in pensione. Un'opera che mi ha affascinato perché ho trovato
a parte appunto la presenza di questi miti che arrivano anche nell'opera, ma una modernità stravolgente, un racconto breve con tanto proprio di ritmi frenetici e anche molto accattivanti. E poi soprattutto anche la traduzione ha rispettato sia il ritmo e gli ha dato anche un'anima ancora più veloce. E quindi devo dire è stata una cosa che mi ha preso tantissimo e che credo sicuramente avrà un successo meritatamente.